Voce 24 News. Italia, turismo, gli stranieri preferiscono il bel paese, positivi i dati di Pestum. La stagione estiva, che continua viste le temperature di queste ultime settimane, regala un quadro molto positivo sul fronte delle presenze straniere in Italia. Cresce, infatti, il numero di turisti che si muove verso le città della penisola, più 3,6% sul 2022. Lo rivela una indagine di Assoturismo di Confesercenti. L'aumento degli stranieri è stato avvertito maggiormente nel settore alberghiero, ma anche nelle strutture complementari. Le mete in generale privilegiate per chi arriva dall'estero sono le città d'arte. Ma da dove arrivano e cosa scelgono gli stranieri che affollano le strade delle città italiane? I mercati che hanno fatto registrare una crescita significativa risultano i francesi, olandesi, statunitensi e polacchi. In leggero aumento anche gli arrivi dalla Repubblica Ceca, Belgio, Svizzera, Australia, Canada, Ungheria, Spagna e Regno Unito. Campania News. Campania. Il Consiglio regionale istituisce lo psicologo nelle scuole della Campania. È l'annuncio del consigliere regionale Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva. Il Consiglio regionale ha approvato la legge, che ha l'obiettivo, come spiega Pellegrino, di intercettare il disagio scolastico in aumento. Un'iniziativa significativa verso la promozione del benessere e della salute mentale dei giovani. L'istituzione dello psicologo scolastico è un passo significativo verso la creazione di un ambiente scolastico più sicuro, sano e inclusivo. La Regione Campania, dopo l'istituzione dello psicologo di base con la nuova legge approvata, dimostra la grande attenzione verso i temi dei disagi psicologici che si stanno sempre più verificando nella nostra società. Vibonati, Salerno. I rapporti tra il comune di Vibonati e quello di Saint-Benoît continuano a rafforzarsi. Dopo la visita del giugno scorso del gruppo di amministratori di Vibonati in Francia, è stata la volta della visita della delegazione francese, con il sindaco, Bernard Peterlongo, che sono arrivati a far visita al borgo del Golfo di Policastro. La visita pone le basi per la creazione del gemellaggio tra i due comuni. Gli ospiti visiteranno il centro storico di Vibonati e diversi luoghi di interesse del Golfo di Policastro, dall'oasi WWF di Morigerati ai capelli di Venere a Casaletto Spartano, passando per il Museo del Mare a Marina di Camerota e al Museo Ortega di San Giovanni a Piro. 3 giorni di full immersion nelle bellezze del Cilento. Gemellaggio proposto a entrambe le amministrazioni da Domenico De Martino, residente a Saint-Benoît ma nato a Vibonati. Castellabate, Salerno. Da oggi, lunedì 16 ottobre, sarà possibile fare sport all'aperto in un contesto incantevole vista mare a San Marco. Infatti, alle ore 18 verrà inaugurata l'area fitness nel sentiero naturalistico La Grotta. Tante e diverse le attrezzature presenti, alcune anche per disabili, a fruizione libera per dedicare del tempo a se stessi, fare sport in compagnia e godersi il silenzio e la bellezza circostante. In generale, la pratica sportiva a contatto con la natura regala anche momenti di relax. Se poi questa viene eseguita in un contesto così piacevole, tra terra e mare, allora diviene esperienza unica. Basilicata News. Basilicata. Parte in Basilicata lo screening gratuito per il virus HCV prima causa dell'epatite C. La campagna, chiamata Ci devi pensare, si rivolge ai cittadini residenti in Basilicata nella fascia di età tra i 34 e i 54 anni. Sottoporsi al test è facile, non occorre prescrizione medica, basta rivolgersi al medico curante o alle farmacie aderenti all'iniziativa. Il nome della campagna è emblematico e pertinente, ha detto l'assessore alla salute e politiche della persona, Francesco Fanelli, presentando la campagna di screening, e purtroppo ancora oggi c'è poca conoscenza e sensibilità sul tema. Calabria News. Calabria. Crollate in appello le accuse più gravi contestate all'ex sindaco di Riace Domenico, Mimmo, Lucano. I giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria, infatti, lo hanno condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione, con pena sospesa, contro la richiesta della Procura Generale di 10 anni e 5 mesi per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d'ufficio. L'ex sindaco di Riace, felice per l'esito dell'appello, aveva sempre sostenuto la propria innocenza.
Forse avrò sbagliato qualcosa dal punto di vista burocratico, aveva più volte detto, ma se è successo è stato sempre e solo per aiutare gli altri, non sono un delinquente. Oggi finisce un calvario che sembrava interminabile, ha detto dopo la sentenza. Cosenza. Si è insediato il nuovo questore della provincia di Cosenza, dottor Giuseppe Cannizzaro, dirigente superiore della Polizia di Stato. Nato a Messina, entrato nell'amministrazione della pubblica sicurezza nel 1989. Numerosi gli incarichi in Calabria, dalla direzione di commissariati locali, direzione della sezione narcotici di Reggio Calabria, ed altri incarichi di rilievo. Dal 1 ottobre 2020 ha diretto la questura di Prato, fino al 30 settembre 2023. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.